Si chiama Stephen Myers, ha 44 anni di età, di Miami, Florida, e pensate che avrebbe fatto fuori la nipote di nome Winnie Mendoza, di soli 21 anni. L'amato zietto, costui in pratica in preda ad una forte folle di gelosia, avrebbe sparato diversi colpi di pistola contro la nipotina. L'avrebbe lasciata a terra priva di sensi, o meglio priva di vita, quindi morente, a causa dello scatto d'ira sarebbe stata in una relazione tra i due. Lei aveva infatti deciso di troncare, ma l'uomo non lo accettava. L'uomo, marito della sorella del papà della vittima, aveva da sempre avuto un ottimo rapporto con la fanciulla, nessuno l'avrebbe mai creduto di un gesto simile. Ma tra i due c'era una relazione clandestina che la ragazza aveva deciso di andare a interrompere. Lo zio però non ha accettato questa decisione, l'ha seguita fino a casa nel tentativo di farle cambiare idea, fino a quando non si è accorto che non c'era più niente da fare e quindi l'ha uccisa. Ad allertare la polizia, i vicini di casa, che hanno capito quello che stava accadendo e hanno percepito addirittura gli spari che sono riusciti a percepire benissimo. Quando gli agenti sono arrivati nell'appartamento, la ragazza era già morta, lo zio era tornato alla moglie, la quale aveva confessato cosa aveva fatto prima di darsi alla piena fuga. L'uomo però è stato inseguito, poi arrestato e addirittura accusato in attesa del processo direttissimo. Vi ringrazio per l'ascolto, vi ringrazio altresì per la relativa visione di questo video di oggi, un saluto caro, al prossimo video daremo un narratore italiano.